e signori, buonasera. Questa sera, a conclusione del 36° concorso premio Rodolfo Lutzer, si esibiranno gli ultimi tre finalisti. Domenica si svolgerà, preceduto dalla cerimonia delle premiazioni alle ore 19, il concerto dei laureati alle ore 20. Finalmente un atteso incontro musicale libero dalle tensioni che hanno avuto i violinisti durante questa difficile prova. Prima di iniziare il primo concorrente della serata, porgo a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lipser, che quest'anno, come sapete, piange la perdita del suo direttore artistico, la professoressa Elena Lipser, un saluto e un sentito ringraziamento per il lavoro che ha svolto con imparzialità e correttezza e competenza la giuria, a iniziare dal presidente, il compositore italiano Piero Miro, e agli illustri violinisti Ole Bohn, Norvegia, José Francisco del Castillo, Venezuela, Maki Toi, Giappone, Riyad Kutsi, Siria, Donald Jeffrey Maurice, Nuova Zelanda, Antonio Sacco, Italia. Un applauso per la giuria. E un altro caloroso ringraziamento va all'Orchestra Filarmonica di Arad, Romania, e al suo direttore, il maestro Ovidiu Balan. E quindi passo al primo concorrente di questa sera, che è Ardukanyan David, Russia, che eseguirà nell'ordine di Khachaturian, concerto in re minore del 1940, primo movimento, e di Sibelius, concerto in re minore del 1905, nei tempi allegro moderato, adagio di molto e allegro ma non tanto. Alla fine dell'esibizione ci sarà una breve pausa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.